Simulazione esame di Stato, dicembre 2019, quesito 7, carro merci 3.000 kg, fermato da un respingente, formato da un sistema combinato di due molle. La prima, costante elastica K1, agisce appena il carro merci entra in contatto con il respingente. La seconda, costante elastica maggiore, inizia ad agire quando il respingente è compresso di 20 cm. Il carro merci si ferma quando il respingente è compresso di 50 cm, determina la velocità iniziale del carro merci. Fate pausa, non guardate ancora lo svolgimento, svolgetelo da soli, poi guardate lo svolgimento alla fine. Questo è lo svolgimento con il disegno carro merci, questo è il respingente, la prima molla, e la seconda che è rientrata rispetto alla prima di 20 cm. Non c'è bisogno di riempire l'intera tabella per risolvere questo problema, basta uguagliare l'energia meccanica del sistema in A e in D. D è la posizione finale, in quanto non c'è l'attrito. Il testo infatti non parla di attrito, vuol dire che è trascurabile. Del resto, se ci fosse l'attrito, ma il testo non ci dà i coefficienti di attrito statico e dinamico, in particolare il dinamico, in quanto il carrello si muove, non avendo il coefficiente di attrito statico, non potremmo eseguire i calcoli per sapere quanta energia meccanica viene dissipata in energia termica, cioè in calore, dall'attrito. Quindi l'attrito non c'è, l'energia meccanica si conserva. Quindi basta uguagliare l'energia meccanica del sistema all'inizio, che è soltanto energia cinetica del carrello perché le molle non sono compresse, e all'energia, cioè uguagliarla all'energia meccanica alla fine, dove invece non c'è più l'energia cinetica del carrello perché il carrello nel punto D per un attimo si ferma, ma ci sono invece le energie potenziali elastiche delle due molle compresse. Questa è un'equazione dove l'incognita è VA. Un mezzo si semplificano, porto M qua sotto a destra e poi sostituisco i valori numerici. Costante elastica 1, costante elastica 2 sono due valori grandi di costanti elastiche, perché vuol dire che quando queste molle, per esempio la prima è compressa di 1 m, fa una forza molto intensa, infatti 1500 N è parecchio. E infatti deve essere una molla dura, deve essere perché deve fermare un vagone. La seconda molla è ancora più dura. Poi moltiplico per gli accorciamenti. Attenzione agli accorciamenti perché la molla 1 nella posizione D risulta accorciata di 50 cm. Infatti da B a D, nella posizione D, da B a D sono 50 cm. 0,5 m. La molla 2 invece nella posizione D risulta accorciata di 30 cm perché la molla 2 iniziava da C. Quindi da C a D sono 30 cm, 0,3 m. Perciò questi calcoli fanno 375 e 315 joule, sommati 690 joule, diviso la massa del vagone 3.000 kg, 3 tonnellate. Il risultato è 0,23 metri al secondo quadrato. Dopo vediamo perché joule su chilo è metri al secondo quadrato. Adesso dobbiamo fare la radice quadrata di questo risultato, perché questo è VA alla seconda, per trovare la velocità iniziale. Quindi radice quadrata di 0,23 e poi viene metri al secondo, circa 0,48, quindi 48 centimetri al secondo. Vediamo l'unità di misura. Joule diviso chilo, joule è newton per metro, ma newton fra parentesi qua è chilogrammo metro fratto secondo quadrato. Metro e chili l'ho ricopiati, chili va via. Metro in metro fa metro quadrato, secondo quadrato al denominatore, quindi joule su chilo è metro quadrato, secondo quadrato. Il problema quindi è risolto, il vagone andava a 48 cm al secondo e nel momento in cui ha toccato il respingente B. Del resto tra A e B il vagone non perde velocità perché non c'è l'attrito. Adesso volendo possiamo anche calcolare tutti i valori in tabella, immaginando le quattro posizioni A, B, C, D, e tutte le forme di energia che sono la cinetica del carrello, l'energia potenziale elastica 1 e 2 delle due molle e l'energia meccanica che è la somma di tutte le altre forme di energia. Cominciamo a mettere i valori 0, il carrello fermo in D, quindi energia cinetica 0, le molle che sono scariche sia in A che in B, in C è ancora scarica la molla 2, quindi 0 anche l'energia elastica 2 in C. Possiamo iniziare calcolando l'energia potenziale elastica accumulata dalle due molle nel punto di massima compressione D. Cominciamo con la prima molla nel punto D, energia potenziale elastica 1/2 K1 per l'accorciamento al quadrato della molla, che in questo caso è mezzo metro.
e perciò la molla ha accumulato 187,5 joule di energia potenziale elastica, la molla 1. La molla 2, stesso calcolo, soltanto che intanto dobbiamo mettere K2, quindi la costante elastica 3500 newton al metro, e l'accorciamento abbiamo visto prima che non è più mezzo metro ma è 30 centimetri. Quindi la molla 2 ha accumulato 157,5 joule, in totale le due molle hanno accumulato 345 joule. Questa è l'energia meccanica che si conserva in quanto non c'è l'attrito. Possiamo adesso passare al punto C, dove risulta parzialmente compressa la molla 1. Quindi ci calcoliamo l'energia potenziale elastica accumulata dalla molla 1 in C, stesso calcolo di prima, K1 la costante della molla 1, ma dobbiamo mettere l'accorciamento parziale di 20 centimetri. La molla 1 risulta quindi che ha accumulato 30 joule di energia cinetica, ma allora per differenza troviamo l'energia di energia potenziale elastica, ma allora per differenza troviamo l'energia cinetica del carrello che risulta 315 joule, lo otteniamo facendo 345 meno 30, vuol dire che il carrello ha cominciato a perdere un po' di velocità. Prima andava a 345 joule di energia cinetica. Adesso ha perso 30 joule tra B e C perché li ha trasferiti alla prima molla. All'inizio perché andava a 345 joule? Perché le molle non erano compresse e quindi tutta l'energia meccanica era energia cinetica del carrello. Si vede che il carrello non perde energia cinetica tra A e B perché non c'è l'attrito. Poi abbiamo detto che 30 joule li dà alla prima molla. E poi questo tra B e C, quando poi arriva in D, perde tutta la sua energia cinetica. E tutta l'energia che aveva il carrello all'inizio, 345 joule, si trova ripartita nelle energie potenziali elastiche delle due molle. A questo punto possiamo ritrovare il risultato già visto prima, quindi la velocità iniziale del carrello utilizzando questo dato, questo valore 345 joule, che è l'energia cinetica iniziale del carrello, un mezzo mVa alla seconda, formula inversa, Va. Il doppio di 345 joule diviso la massa, formula inversa, quindi 2 energia cinetica diviso m sotto radice, 690 su 3000, e abbiamo già visto che joule su chilo era metri quadrati secondi quadrati, fuori dalla radice metri al secondo. Abbiamo quindi lo stesso calcolo di prima, 690 diviso 3000 sotto radice, 48 centimetri al secondo.